Buongiorno, sono Antonio Polizzi e sono qui per condividere quelle belle sensazioni che, per i fanatici delle automobili come il sottoscritto, solo un mezzo a quattro ruote è in grado di dare. Nello specifico, l'oggetto delle mie attenzioni è un'auto dalle caratteristiche non comuni. Una fra tutte è quella di poter essere chiamata per nome. Parlo di lei, della Nissan Silvia S14, nata nel 94, poi restylizzata nel 97 con la S14A, proprio come questa, protagonista del video di oggi. Le Nissan Contelaio Serie S sono sempre state coupé sportive a trazione posteriore, il cui punto forte era non la potenza o la velocità in termini assoluti, ma una sapiente combinazione di elementi quali leggerezza, handling e prestazioni. Nella gamma Nissan la Silvia si posizionava al di sotto di Fairlady Z e Skyline GTR, sia dal punto di vista delle prestazioni pure che di prezzo, ma è diventata celebre grazie alle qualità dinamiche e al suo estremo equilibrio, capace di donare sensazioni inebrianti alla guida, oltre che consentirla di essere considerata a pieno titolo come lo strumento definitivo per la disciplina a quattro ruote più affascinante e spettacolare, il drifting. La Silvia S14A non è famosa qui in Italia, ma all'estero le sue doti l'hanno resa molto popolare, tanto da farle vivere attimi di vera gloria. Dal ruolo di coprotagonista nel primo, indimenticabile The Fast and the Furious, in cui era l'auto guidata da Michelle Rodriguez, alla recensione di Jeremy Clarkson negli anni 90, in cui, comparandola con altre 8 coupé dell'epoca, è stata valutata dall'eccentrico giornalista come ottima auto, seconda solo all'Alfa GTV, a causa della nota propensione del conduttore per le auto del biscione. Ha rivestito un ruolo di prima grandezza anche nell'iconico DVD Drift Bible, in cui Keiki Tsuchiya la sceglie per mettere in pratica le tecniche di drifting che l'hanno consacrato come l'indiscusso Drift King. Inoltre, l'S14A è l'ultima Silvia prodotta anche con la guida a sinistra, e questo fa di lei la versione più affinata della coupé giapponese, atta ad essere guidata anche nei paesi continentali senza rischiare l'osso del collo. La linea della S14A è semplice e non fa sfoggio di fronzoli o inutili orpelli. Il frontale è dove i designer giapponesi si sono concentrati maggiormente nel restyling a cui è stata sottoposta l'S14. Ma a differenza di molti esempi in cui la seconda serie snatura il concetto globale del design della vettura, qui le linee più aggressive rendono molto più coerente il volto dell'auto allo spirito della Silvia. Coerenza che si ritrova nella linea bassa e sottile della carrozzeria, che evoca la leggerezza di cui l'auto fa grande sfoggio in ogni situazione. Una curiosità, lo scudetto KS posto sulla fiancata, sopra il nome dell'auto, richiama le figure delle carte da gioco, con le quali Nissan contraddistingueva gli allestimenti dei suoi veicoli nel solo mercato giapponese ed in quel periodo storico, dalla base JS passando per la QS sino al top di gamma KS. Gli interni sono semplici e razionali, e le finiture sono ben curate per l'epoca. Del resto, questa è un'auto degli anni in cui il concetto di qualità totale era ciò su cui si basava l'industria giapponese. Le plastiche sono morbide e piacevoli al tatto, ma la differenza dei materiali impiegati tra plancia e pannelli porta si nota dopo molti anni di utilizzo. Il cruscotto è di dimensioni contenute e non soffocante, mentre la seduta, pur essendo bassa, non è infossata, garantendo una buona visibilità. Quanto ad abitabilità, i posti anteriori sono ampi per il tipo di vettura, mentre i posteriori sono di fortuna, fruibili essenzialmente da due bambini. L'unico neo dal punto di vista del comfort di guida riguarda i fianchetti dei sedili anteriori, poco contenitivi per il tipo di guida che la vettura consente. In curva ci si sente poco sostenuti e le curve sono l'habitat naturale di quest'auto. Non posso dire che il motore di quest'auto sia il suo pezzo forte, non perché non sia superlativo, ma perché è un elemento essenziale di un sistema complesso che, tutto assieme, funziona alla perfezione ed è ben più della mera somma dei suoi singoli componenti. L'SR20 DET è un motore famoso, apprezzatissimo dagli appassionati delle elaborazioni perché, così com'è, è in grado di sostenere aumenti di potenza sino ad oltre 400 cavalli. Anche con la Garrett T28 e l'intercooler di serie, però, regala prestazioni più che appaganti, sfruttando i suoi 200 cavalli per spingere il leggero telaio della Silvia sino a quasi 240 orari, con uno scatto da 0 a 100 che avviene in circa 7 secondi. Ora però basta parlarne, non è un caso se siamo venuti qui.
sulle bellissime strade che scorrono tra i colli Ugani a sud di Padova. Siamo venuti qui per provare le emozioni che è in grado di dare quest'auto. Come detto, è impossibile apprezzare e definire il carattere della Silvia descrivendo ogni comparto. Per analizzarla è necessario scoprirla, entrare in armonia con lei, guidandola bene. Chilometro dopo chilometro la sintonia aumenta e ad ogni innesto del cambio, ad ogni appoggio in curva, ad ogni input sullo sterzo, i comandi diventano sempre più comunicativi. È come se i fluidi degli organi meccanici si scaldassero contemporaneamente al sangue e ai muscoli di chi guida, creando una sintonia perfetta. Una simbiosi che raggiunge il suo apice in manovre che si percepiscono come eseguite in modo impeccabile. Il tutto è reso ancor più coinvolgente dal fatto che non c'è quasi alcun filtro fra te e la strada. Non ci sono controlli elettronici e l'unico strumento per controllarla è la sensibilità del driver e l'estremo, impareggiabile equilibrio della vettura. Equilibrio nella risposta, nella dose di potenza rispetto alle sue capacità dinamiche e ai limiti di aderenza. È un'esperienza fantastica, che regala lunghissimi minuti di pelle d'oca. Le uniche assistenze di cui si dispone sono un differenziale a slittamento limitato al posteriore e l'ABS, tarato in modo da non intervenire troppo presto, consentendo quindi di frenare forte anche ad alta velocità, senza che entri in funzione, limitando il feeling di guida. Qui c'è solo un bel motore, una trasmissione manuale a 5 rapporti, le ruote posteriori che spingono forte e un telaio che non conosce la parola sottosterzo, ma che, invece, conosce benissimo il concetto opposto, vale a dire il sovrasterzo di potenza. Per godere al meglio di questa attitudine è necessario avere delle sospensioni all'altezza e questo esemplare, nonostante sia uno dei pochissimi superstiti quasi del tutto originali, vede la sua unica modifica proprio nel comparto sospensioni. È infatti equipaggiato con delle Tain Flex completamente regolabili e barre duomi su entrambi gli assi. Grazie a queste configurazioni e a delle regolazioni ben calibrate è possibile percepire ancora meglio il carattere della Silvia. E i pneumatici piccoli da 16 pollici con 205 mm di battistrada non sono un problema, anzi. La spalla alta dà l'elasticità che serve per compensare l'assetto rigido, mentre la ridotta impronta a terra è ciò che le consente di scivolare nelle curve con facilità. Questa è la caratteristica che più amo di quest'auto, la naturalezza che ha nel far scivolare il posteriore senza mettere il grip in pilota, con delle repentine perdite di aderenza. Ma sia la derapata che il riallineamento sono naturali, fluidi, eleganti. Questa è una vera auto da drift, è nel suo DNA, lo si capisce proprio dalla naturalezza con cui supera il limite di aderenza senza oltrepassare quello di sicurezza. Lei aiuta a dismisura il pilota consigliando il corretto angolo di controsterzo per pennellare curve in derapata come in pochissime altre auto si può fare. Certamente sul bagnato scivola molto ed il blocco del ponte non è un concetto astratto ma si può innescare facilmente, ma anche questo è uno strumento, non un limite. È un modo di usarla secondo ciò che lei stessa chiede, assecondando la sua natura, ribelle ma mai selvaggia. È un modo di guidare che enfatizza il concetto di libertà intrinseco in ogni automobile, facendo sentire al pilota la libertà dall'inerzia del peso e dall'attrito tra pneumatico e asfalto, permettendo di danzare in ogni curva giocando solo con il gas e i trasferimenti di carico. Grazie a una dinamica praticamente perfetta. Alle nuove generazioni che interpretano l'auto come un peso e non come uno strumento di libertà, servirebbe provare a fondo un'auto come questa. Credo che anche il più innamorato della propria Prius a trazione anteriore, che di notte sogna di poterla dotare della funzione di guida autonoma, si convertirebbe, venendo contagiato da questo modo di vivere l'automobile, libero, emozionante e romantico. Grazie per avermi seguito e se vi è piaciuto questo video vi prego di lasciare i vostri commenti su YouTube, sul sito carart.it o sul mio profilo Twitter @AntonioPolizzi. Questo è un progetto nuovo che ha solo bisogno di seguito per continuare ad esistere. Siete voi la benzina o, se amate l'ibrido, la carica che gli permetterà di continuare ad esistere. Grazie e a presto!